Cari cacciatori di Ventura, buonasera. Ho deciso che vedrete questo video in tarda notte comunque. Benvenuti al nuovo capitolo del bestiario che tratterà delle famigerate e temutissime mostruosità. Ebbene, questa categoria racchiude dentro di sé un vastissimo compendio di esseri alati, viscidi, pelosi e molto grossi. Per cominciare, devo fare una doverosa premessa. Ci sono veramente tante mostruosità. È la categoria più grossa dopo gli umanoidi. Quindi, a malincuore, devo rinunciare a descriverne un po'. Quindi, niente battute che vi piacciono e per le quali seguite video. Ma non vi preoccupate, di orsi gufi e tarrasche ne parleremo in abbondanza. Gli sfortunati che non ce la faranno verranno comunque menzionati molto brevemente per fare felici tutti. Quindi, bando alle ciance e iniziamo subito che il tempo stringe più di una naga. Comincio parlando di una creatura che mi ha subito affascinato per la somiglianza ad un boss del primo Devil May Cry, la Belva Distorcente. Questo maligno essere legale malvagio è un sadico predatore con una storia di addomesticazione e caccia presso la Selva Fatata. Tempo fa la corte degli Anseli provò ad addomesticarle con il risultato di rendersele ostili, e poi, quella dei Seli, riuscì a cacciarle via in gran numero sul piano materiale grazie ai cani intermittenti. Questi felini da sei zampe, pelo nero e due tentacoli traggono vantaggio in combattimento grazie alla capacità di risultare sfuggenti e distorti. Provare a colpirli con incantesimi o attacchi fisici risulterà svantaggioso nel vero senso della parola e delle meccaniche. Proprio come il mio gatto quando voglio fargli una carezza e non ho cibo. Oltre a questa innata capacità di risultare evanescenti, questi esseri sono sadici cacciatori da branco. Ma per degli avventurieri esperti, affrontarne anche due o tre non sarà certamente un problema. Si ringrazia il mio gatto comunque per aver fatto da attore in questa parte, che è chiatto quanto la taglia del mostro in questione. Anche chiamati squali di terra, i bullet sono enormi creature che predano qualsiasi cosa si muove grazie alla loro percezione tellurica e a uno spietato senso di caccia. Non si curano né di numeri né di possibilità, visto il loro scarso intelletto. Perché il bullet viene chiamato squalo? Perché come uno squalo apre le sue fauci dall'acqua verso il cielo. Scusate, volevo dire dalla terra, non dall'acqua. Aggiungiamo che il bestione ha un palato sopraffino, prediligendo la carne di halfling a quella di nani ed elfi che ritiene disgustosa. Ma ehi, finché si muove va bene. L'accoppiamento fra simili finisce spesso con la morte del maschio divorato dalla femmina, e spero che i piccoli siano più veloci della madre. C'è chi crede che queste creature siano il frutto di esperimenti magici che comprendono tartarughe zannatrici, armadilli e della comunissima icore di demone che si trova al supermercato sotto casa. Ritenuti estinti, ma una minaccia sempre costante. Passiamo all'argomento caccia. Come funziona da loro? Sfruttano la terra come se fosse acqua, appunto, compiendo balzi che arrivano fino a 4 metri e mezzo di altezza e 9 in lunghezza. Il suo atterraggio può essere letale, provocando danni contundenti e facendo cadere tutti giù per terra, come nella canzoncina. Appartiene alla famiglia dei GS5. Siete fortunati che si sbranino fra di loro. Un branco di sticosi non lo auguro al mio peggior nemico. Un classicone, la chimera ci è stata proposta in più salse in molti media ed in tante leggende. Vedi Plinio il Vecchio, Omero, Miyazaki di Dark Souls. Sta di fatto che questa creatura è all'unanimità del gruppo dei Divinity Nation figa, molto figa, un cazzutissimo drago, un cazzutissimo leone e una super cazzutissima pecora. Volete altro? C'ha anche le ali ed ha quattro zampe, quindi sì, è un drago confirmed, signori. Tornando seri, si attribuisce la presenza di queste creature sul piano materiale niente poco di meno che a Demogorgon. Sì, quello con due teste di scimmie e tentacoli. Il principe demoniaco, schifato dalla normalità delle creature monotesta, decise di fare un po' come un bambino con i Lego e divertirsi. Risultato? La superbia di un drago, la rabbia di un leone e la testardaggine di un pecorone in un unico pacchetto deluxe. Creatura che può reclamare fino a 15 km di territorio e che caccia facendo morire di paura e speranza le sue vittime. Fra i suoi nemici naturali ci sono draghi, grifoni e periton, manticore e viverne. Di rado può capitare che le lusinghe dei doni o degli animi malvagi possano compiacere questo essere, rendendolo più mansueto e perché no servizievole. In combattimento salta subito all'occhio la capacità del soffio di fuoco proprio dei draghi rossi e dorati,
nonché la capacità di volare e di usare fino a 3 attacchi sfruttando le sue diverse nature. Non è un essere da sottovalutare e a parere personale è una meraviglia da guardare e da affrontare con qualche sottofondo epico. Il Doppelganger è una creatura così famosa da avere connotazioni così antiche che è impossibile stabilire chi abbia pensato per la prima volta a questo essere. La parola deriva dal tedesco, significa doppio che va. Sì, ma dove? Naturalmente, nella nostra rubrica. Dovrebbe essere una creazione della razza creatrice, che dominò il Faerûn nei giorni del tuono. Inizialmente messi al mondo con il nome di Batrachi. Triste la vita di questi esseri, ma affascinante se la si sa sfruttare appieno. In tenera età, un Doppler, passatemi il termine da ora in avanti, non sa di esserlo. Generalmente questi mutaforma non si occupano della loro progenie, bensì abbandonano le donne con cui si sono accoppiati. In adolescenza, questo essere scoprirà di avere tali poteri e si metterà alla ricerca della sua stessa specie, molto difficile da trovare per ovvie ragioni. Un Doppler, infatti, può assumere forme e ricordi sondando il pensiero di una vittima, ma non per forza devono essere considerati malvagi. Dopotutto è una strategia di sopravvivenza anche questa. Sono ovunque, diffusi in ogni cultura e in ogni popolazione. Potrebbe essere il vostro re, il vostro parentiere o anche vostra madre. Nella loro forma naturale appaiono come degli umanoidi alti bluastri, con pupille bianche e la bocca serrata tipo Neo di Matrix nella scena dell'interrogatorio. In combattimento ha le facoltà di un ladro, almeno per il primo round. Sottolineiamo la sua capacità di leggere il pensiero e, naturalmente, la possibilità di cambiare aspetto in ogni creatura di taglia media o piccola. Una creatura dal basso grado sfida, ma al contempo una di quelle sulla quale potete fare ruotare un'intera campagna. Non c'è nemmeno bisogno di dire in quanti libri e franchise appaia la loro figura. Se è fantasy, state sicuri che almeno uno lo trovate. Trovandovene una davanti, direte... LOLT. Fra parentesi, recuperatevi l'episodio della rubrica dei Forgotten. La mamma ragno è stata citata proprio perché è colpa sua se esiste la stirpe dei Draider. Quando un drow viene ritenuto abbastanza meritevole dalla dea, viene convocato nella fossa delle ragnatele demoniache, dove verrà sottoposto ad una prova di fede e di forza. Se sei bravo, ottieni il favore della dea, altrimenti vieni trasformato in un Draider. Un tale essere viene ripudiato dagli stessi drow e vive spesso ai margini della società. Questa solitudine trasforma il Draider in un cacciatore, rendendolo molto più cattivo e spietato. Sono una diretta testimonianza del volere e della potenza della regina ragno, e questa sorte può capitare solo ad un elfo scuro. Nonostante questo mostro abbia di base degli incantesimi, possiamo trovarlo in variante incantatore, nonostante non sia questo il focus primario. Che dire, per la gioia del nostro caro Amberdale è un mega ragnone. La sua forza sta nella sua grandiosa mobilità e nel potere di scalare pareti e riposizionarsi, attaccandovi a distanza con l'arco. Generare oscurità ed essere resistente all'ammaliamento lo rende ancora più cattivo. Solo la luce del sole può salvarvi. Peculiarmente, il Draider non può generare ragnatele, ma può attraversarle senza problemi. Uno dei Draider più conosciuti è il fratello di Drizdoarden, Dinin. Fu trasformato in Draider su richiesta verso la dea dalla sorella Viverna a causa di diffida verso le sue ideologie. Questo dopo gli eventi della Bregendair di Jarlaxle. Rimaniamo in tema maledizioni spostandoci sott'acqua con Demogorgon, altra cosa preferita di Amberdale. Una tribù di marinidi trovò un idolo del principe dei demoni ed impazzirono tutti, compreso il loro re. Dopo un massacro celebrativo verso la divinità, il re della tribù aprì un portale verso l'abisso, dove i sopravvissuti vennero condotti. Sopravvivendo per generazioni in quel luogo, i marinidi diventarono più grandi, fino alla grandezza delle bestie che oggi, per conto di Demogorgon, infestano i mari e uccidono e depredano tutto ciò che possono. Questo enorme tritone blu corrotto segna il suo territorio sottomarino con i cadaveri delle sue vittime, legati alle alghe. È interessante sapere anche che, 1. Sono creature esclusive della quinta edizione e sono presenti in molte avventure. The Dintai, The Rise of Tiamat, Princess of the Apocalypse, Storm King's Thunder. E 2. Nella mitologia gaelica corrispondono a sirene e tritoni, che non sono per forza malvagi, bensì sono degli ammaliatori con correlazioni musicali.
In combattimento è un attaccante fisico di taglia grande, non è troppo pericoloso, in particolare se affrontato in superficie. Nonostante il tratto anfibio, non riesce a coprire oltre i 3 metri di velocità sulla terraferma. Potrebbe però far spaventare adeguatamente degli avventurieri di basso rango, considerata la sua ottima forza. Leggendo la prima volta questo nome, ero convinto che si parlasse della Medusa, di cui parleremo nel prossimo video, e invece no. Un bellissimo toro di ferro che se lo usassero in una corrida starebbe bandita da oggi fino a 100 anni a venire. Il ferro non impedisce minimamente i suoi movimenti, grazie all'olio lubrificante che secerne. Invecchiando, la creatura si arrugginisce, risultando più macabra nei movimenti e più chiassosa. La sua furia in battaglia è animalesca, particolare in mischia. Nonostante non sia appunto una medusa, ha comunque un'abilità di pietrificazione racchiusa nel suo soffio. Una volta pietrificati e distrutti, sarete ridotti in polvere e mangiati. Quello che rimane decora le loro tane o alcune strade. Una calamità GS5 che, come ricordiamo per meme, è un GS infame. Creatura vermiforme di taglia media, il Grick ha dei meravigliosi tentacoli che gli circondano un becco pronto a divorare le prede. Abitano principalmente il sottosuolo e possono muoversi in branchi o in solitaria. Solitamente queste creature attaccano solo se affamate e se è strettamente necessario. Preferiscono avvilupparsi alle rocce e mimetizzarsi attaccando i crocevie del sottosuolo. Se il cibo scarseggia, esse non esiteranno a visitare la superficie, magari capeggiate da un Alpha Grick. Le loro tane possono essere piene di tesori, una strategia comune per farli fuori e indurli in edia. In combattimento non sono delle creature pericolose, a eccezione del branco, e nemmeno la sua versione Alpha GS7 sembra una minaccia così particolare, solo attenti agli attacchi con vantaggio effettuati per la loro capacità di mimesi. Premetto subito che la sua caratteristica più interessante è la voracità verso la carne di cavallo, quindi deduciamo che il grifone sia originario di Catania. Scherzi a parte, ecco un'altra creatura iconica appartenente all'immaginario collettivo. È proprio come ve lo aspettate, taglia grande, testa di falco, corpo di leone e maestose ali. Si possono addestrare fin dalla nascita con un ingente costo in cibo, diventando cavalcature leali e fidate per i più grandi cacciatori. Allo stato brado sono dei predatori di mandrie equine, stabiliscono i loro nidi nelle alture scoscese, difendendoli con foga. Considerate la battaglia contro questo essere abbastanza semplice, ma attenti ai suoi attacchi aerei. Senza un ranger nel party o qualcuno che sappia fare del lavoro a distanza, potreste avere qualche piccolo problema. Oggi facciamo un plan di creature mitologiche famose. Parliamo dell'idra, temuta e raccontata in storie dai greci fino ai vichinghi. Nel contesto del Forgotten Realms, le idra sono state create a partire dal sangue versato di Lerna, che combatté contro la malvagia Tiamat. A Candlekeep c'è chi credeva che queste avessero antenati simili ai draghi, ma tutto ciò è ovviamente smentito. Un'idra combatte contro di voi e spesso contro se stessa, almeno per il cibo. Ma non preoccupatevi. Tagliata una delle sue generalmente 5 teste, ne farà rispuntare altre 2 in poco tempo, a meno che non si cauterizzi il taglio col fuoco. Non fanno tana, bensì reclamano degli spazi molto vasti per loro stesse, diventando una sfida e una prova di valorosità per i campioni di tutto il mondo. In combattimento è ovviamente una sfida con la S maiuscola. Recitare tutte le teste quasi contemporaneamente è difficile, ma vi assicuro un metodo sicuro per distruggerla. Considerate anche che ogni testa genera il proprio attacco di opportunità e inoltre è impossibile addormentarla completamente, proprio perché ogni sua testa ha una sua vita. Le sue caratteristiche più basse, e intendo molto basse, sono intelligenza e carisma. Potreste sfruttare queste debolezze a vostro vantaggio. Tenete a mente che sanno nuotare, trattenere respiro e che ogni attacco effettuato è pari al numero di teste che possiede in quel momento, quindi sì, 10 attacchi che vi arrivano in una sola volta sono difficili da resistere, anche per un Giancarlo stregone livello 15. Parliamo ora del primo essere mastodontico della rubrica, il Kraken. Proprio come ve lo aspettate, una tale bestia è un concentrato di forza, azioni di tana e azioni leggendarie, impacchettato in un GS23 che oltre ad essere un boss di fine campagna, non saprei cos'altro potrebbe essere.
Antichi servitori divini rivendicano i mari nelle profondità, così come sulle coste. Questo essere spadroneggia in ogni luogo, grazie alle sue capacità anfibie e al suo aspetto. Tentacoli, zampe, fauci enormi che possono divorare interi edifici e imbarcazioni. Una calamità preannunciata dal tempo atmosferico e dal veleno che secerne il suo inchiostro. In poche parole, il re incontrastato del mare. I kraken più ambiziosi hanno addirittura culti dedicatigli. Parliamo ora della sua tana e del combattimento contro tale essere. La sua dimora è un covo di effetti elettrici, forti correnti sottomarine e vulnerabilità in ogni direzione. Affrontarlo già sott'acqua è da folli. Nella sua tana vuol dire che avrete scelto un modo simpatico per suicidarvi. La regione che ospita tale covo sottomarino pieno di relitti e tesori è influenzata nel tempo atmosferico dal Kraken, e tutte le creature acquatiche saranno ostili contro gli invasori, a eccezione di alcuni elementali dell'acqua che si formeranno spontaneamente nel raggio d'azione del covo, ovvero 9 km. Lo scontro prevede molti punti ferita, alta CA e numerosissimi attacchi. Può usare i suoi 10 tentacoli per afferrarvi e lanciarvi via, scatenare tempeste di fulmini difficili da schivare o semplicemente inghiottirvi e corrodervi velocemente. Fra le sue azioni leggendarie c'è la nube d'inchiostro, un attacco velenoso che oscurerà la visione subacquea, che però può essere spezzata via da una forte corrente. Immune agli attacchi non magici, alla paralisi, allo spavento, ai fulmini, è anche molto resistente contro tutti i vari TS e non può essere immobilizzata. Finalmente parliamo del principe delle sfide e dei GS di Dungeons & Dragons, il f***ssimo Tarrasque. Questo titano gargantuesco è alto 15 metri, lungo 21, provvisto di coda e carapace riflettente, una calamità GS30 che si risveglia dal suo sonno per distruggere tutto. Invertirò le carte in tavola stavolta parlando prima del suo scontro e poi del resto. In quanto, oltre che per le sue abilità, la quinta edizione non ci offre spunto per altre informazioni interessanti. Quasi 700 punti ferita, classe armatura vicino all'impenetrabile. I maghi sono particolarmente in svantaggio contro questa creatura, a causa delle sue resistenze contro gli incantesimi e la capacità di riflettere molti attacchi magici. Immune a paralisi, fascino, avvelenamento e paura. Danni da fuoco, veleno e non magici inefficaci in ogni senso. Ad ogni turno il Tarrasque, prima di sferrare ben 5 attacchi, può usare la presenza terrificante proprio come i draghi. Come può inghiottire intere case, può mangiare creature fino alla taglia grande senza alcun problema. Oltre questo dispone di attacchi con corna, artigli, coda e morsi. Inutile dire che tutto questo dispone di un tiro per colpire che sfiora il 20. Come se non bastasse, questo colosso dispone di 3 azioni leggendarie che gli forniscono più attacchi e più movimento. Nelle precedenti edizioni il Tarrasque possedeva anche capacità rigenerative, che lo rendevano una sfida impossibile. Sembra che la Wizard abbia voluto depotenziare questa creatura per qualche motivo, quindi ci si potrebbe chiedere qual è il modo migliore per affrontare questo mostro. Onestamente, possono esserci alcuni metodi, ma in questa edizione dovrete sicuramente andarci con metodi molto meno strani. Anche un combattimento diretto, seppur lungo, estenuante e mortale, potrebbe essere possibile, con tantissima fortuna e tanta preparazione da parte del party. Un'idea potrebbe anche essere quella di reclutare un esercito e di marciargli contro. Passiamo alla parte della lore. Il Tarrasque si ispira alla Tarasca, una creatura leggendaria che avrebbe distrutto la regione della Provenza in Francia in tempi antichi. Era una creatura a 6 zampe, a differenza delle nostre 4, in grado anche di bruciare. Sorprendentemente la caratteristica del carapace è rimasta, ma l'aspetto era molto più simile a una tartaruga. Inoltre, nella leggenda francese, la Tarasca era affascinato da una donna. In questa storia è Santa Maria a rimpicciolirla di dimensioni a forza di preghiere castate, e magari potrebbe essere un'altra idea per combatterci. Il nostro Tarrasque, invece, ha una storia ben diversa. La sua origine potrebbe risalire ad una crudele loggia di maghi, creato dai primordiali durante la Guerra del Crepuscolo su Toril, oppure potrebbe essere stato teletrasportato da Falx, un pianeta remoto dove il Tarrasque dovrebbe essere un abitante. Qualunque sia la sua origine fra queste 3, le testimonianze sono scarse e la sua presenza non sicura. Tutti concordano, tuttavia, che ne esista solo uno. Il nome di questo unico Tarrasque dovrebbe essere l'Addormentata. Nella leggenda, i Tabaxi veneravano questa creatura,
l'Addormentata mosse in guerra contro un antico nemico nella battaglia di Mershulk contro altri guerrieri Tabaxi. Apparentemente sconfitta, si risvegliò e ritornò all'attacco, ripetendo questo ciclo per ben 24 volte. Ogni volta la sua ira e la sua voglia di vendetta aumentava. Alla fine del millennio, nel meno 2809 di erre, una vittima sacrificale di questo Tarrasque riuscì a ucciderla con una benedizione di Uptau. Altre storie riguardano un risveglio nel meno 339 nell'impero del Netheril a sud-ovest di Aunarork e nel 1357. Durante questo tempo, nell'anno del principe, un mago avrebbe provato ad evocare un Tarrasque sacrificando 7 teste di drago adulto. La prima parte delle mostruosità è finita ed è stata difficile. Ce ne siamo dovuti lasciare dietro parecchi e faremo i ringraziamenti finali per queste creature nel prossimo video. Come anticipato, stavolta non saranno trattate tutte, appunto, sono state accuratamente selezionate quelle di cui volevo parlare. Spero che il video vi sia piaciuto, vi ricordo inoltre di iscrivervi al canale e di attivare la mostruosa campanellina degli avvisi per rimanere sempre aggiornati. Alla prossima con la seconda parte di questo viaggio attraverso le mostruosità.